Grande entusiasmo ieri pomeriggio ad Auronzo di Cadore per l'amichevole prestigiosa che la Triestina ha disputato contro la Lazio. Le gambe ancora un po' pesanti dei giocatori, il grande caldo hanno influito sullo svolgimento del match, che è stato vivace soltanto nel primo tempo. 3-0 risultato finale per la formazione di Vertice in Serie A, mentre buone indicazioni comunque per il tecnico della Triestina Sannino, in un momento in cui bisogna soprattutto mettere energia nel motore e chiarire i concetti base dal punto di vista tattico. Ben lavorato, abbiamo corso ancora, abbiamo fatto un'ottima fase difensiva, abbiamo tanti ragazzini, io credo che voi riusciate a capire anche in questo momento, noi stiamo giocando con dei ragazzi che io sono felicissimo di proporli, anche perché riesco a vederli, lo so, Belmaia, Colevecchio, Herman, Zazzi, tutti i ragazzi che in prospettiva ci potrebbero dare una mano, ma sicuramente questa squadra ritrova la sua fisionomia con altri giocatori. Adesso vi do un dato: ogni ragazzo della Triestina in questi 10 giorni di ritiro ha corso per 90 km. Giocare contro una squadra di grande qualità come la Lazio ha fatto sì che mi ha dimostrato che sono ragazzi che sanno soffrire facendo una fase. In questo momento abbiamo fatto solo fase difensiva. Mi auguro che col tempo, quando arriveranno anche altri giocatori, riceveranno una mano con personalità, con qualità, possiamo anche noi cominciare a rompere le scatole un pochettino anche le altre squadre. Poi le valutazioni sul mercato e sul futuro dell'organico della Triestina da parte del numero uno rosso alabardato, Mauro Milanese. Una domanda sulla Serie C, ancora non è ufficiale, però le prospettive sono buone. Quando si saprà qualcosa di definitivo? Entro il 28 il termine per la domanda di ripescaggio, poi il 4 agosto la FIGC dà esattamente la classifica delle squadre che sono entrate in C, e spero in quel periodo quindi partire anche con la campagna abbonamenti. Abbiamo visto arrivare Arma, ultima domanda, Curiale, ci sono novità? No, noi adesso come reparto attacco insomma, abbiamo le nostre frecce, per essere neanche finito luglio abbiamo preso Braccaletti, abbiamo Nadarevic, abbiamo confermato Franca, abbiamo Mensah, abbiamo Arma, insomma poi farli giocare tutti sarebbe anche difficile.